Aspetta. Entriamo? Entriamo, anzi. Anzi, entriamo? Com'è? Ma secondo te, dov'è che hanno messo i libri? Sarà qui o? Com'è? Nel senso che si parla di un scuotere, a me sembra che
sia un po' più di futuro di quello che si possa immaginare, nel senso che se vogliamo salvarci, se credo che l'umanità voglia salvarsi, i megalopoli non sono il progetto giusto, no? Su questo sono come non è, mi sembra giusto che ci sia sempre meno gente che lavora in agricoltura. La percentuale di gente che lavora in agricoltura è diventata troppo bassa per molti paesi, gli Stati Uniti non so, il 2%, il 3%, è una cosa povera, l'agricoltura industriale, ma anche da noi, e da noi qui, da noi, mettere la gente sul consumo elettronico, che sta diventando noi vediamo i pappagalli da tutte le parti, forse i torrenti si affittano, sono vuoti, perché saranno sempre vuoti, e così si continua a costruire. Dobbiamo cominciare a avere, penso, diciamo che stampate questi giornali, per questo qui, per c'è un giornalista, avete qualche cartoletta stampa per caso? No, guardi, allora, a parte che oggi è l'ultimo giorno di parolario, capito? Il sito metteremo un comunicato finale. Ah, ho capito, capito. Se non è domani. Il sito qual è il sito? www.parolario.it, molto semplice, comunque lo trova scritto poi anche qua. Grazie. Penso che chi sta parlando? Lui si chiama Alessandro Coppola e l'incontro è questo, poi fa Coppola. Ah, ho capito. Tra qualche minuto mi sta incontrando in fotografia. E c'è mica anche Grasso? Sera, alle 9, alle 8 e mezza. E Barbacetto e dopo, Prima, Barbacetto introduce, ma qua sono tutto con Ndrangheta. Capito, solo dico mia moglie. Okay. Grazie. Signore, io non so se lei parla. Signore, però ci ha fatto una domanda che volevo fare io. Ci sono qualche c'è qualche sconto per la mostra? Per Bacetto avete qualcosa per Bacetto? Anche i giornalisti non c'è sconto, niente. Ok. Senti, guarda che c'è ancora i libri in piazza, andiamoci. Un attimo, dai, adesso no, ma dico, no, ma dico, dopo possiamo andare lì alla, in piazza. Libri. Guarda che dopo smontano, eh? Eh?
quello che ci ho speso, con quello che ci ho speso, voglio controllare se funziona. Con quello che ci ho speso, voglio controllare se funziona. Ah, quindi... è la battuta. Ma se non so fare il miglio a Pirosi, è meglio che non guardi. No, guardiamo. SC 1942. Eh sì, purtroppo sì. Grazie comunque. Ragionare bene dei problemi filosofici, ma non solo, perché questioni pubbliche, e perché questo dovrebbe forse essere insomma la via di una società democratica, che è quello di cui parliamo oggi. E quello che è curioso è che il filosofo che si attribuisce alla fondazione della filosofia, Socrate, che è il grande filosofo greco, che fonda davvero tutto il complesso delle discipline filosofiche. Anche a me non, così non mi sfugge nulla. E quindi questo come video ripresa con Bloggy Sony. A Villa Olmucumo. Casca dentro, non fa niente. Never mind. If you, perhaps I bring you this inside. Never mind. Voi avete le formiche hanno una monarchia con una curiosa base popolarista. Bizarra. French? Comprenevo il French? French, yeah. È stata felice questa scelta delle formiche. Addirittura hanno sviluppato nell'evoluzione delle qualità fisiologiche per cui nasce proprio nel contesto democratico. Allora io dico la democrazia è il potere della filosofia, intendendo il giusto governo, il giusto assetto politico. Thank you.
Se sei arrivato al 6 dice così. Forse perché hanno paura per lui. Cagnaccio. È vero che comunque
Ciao Vida, tutto bene? Ciao Marta, la fotografia buona, è finita bene. Guarda un po', da quando c'è la spiaggia qua? Hai visto la spiaggia? Consigliere di individuare i bambini, ho chiesto con il ricordo, prego. Andiamo dall'altra parte, signora. Aspetta, dall'altro lato che è dopo con lei. Eccoci che siamo in arrivo. Dove arrivavo?
Calabria. Thank you.
Così, un'informazione per la Villa Olm. Sì.
c'è il cagnolonzolo. Giuseppe, si può fotografare qua dentro, lo sa? Ho visto gente che faceva foto, non so, no? Si può fotografare dentro? Si può fotografare? Dentro si può fotografare? Sì, sì. È garantito. Grazie, grazie.
Scusi, che razza è questo cane? Bisogna toccarlo. Qua devo scendere, no? Questa fermata. Grazie.
Morde? No, no. Pollo. Che mangia Cristiani? No, no, proprio. Thank you.